Buonasera dall'Istituto Italiano di Cultura La Valletta, benvenuti al nostro prossimo evento di stasera con la dottoressa Michela Fasce che ci presenterà lo sviluppo della tecnica pittorica di Mattia Preti. Passo subito la parola a professor Kichi Beras dell'Università di Malta, della Facoltà di Arte, che ci presenterà, ci fa, farà una breve introduzione. Grazie mille. Well, I'll do it in English if you don't No problem. mind. No problem. It is my great pleasure to introduce here la dottoressa Michela Fasce. She is physically present in Malta, but because of circumstances, we could not hold the lecture in person. But we will be seeing together a number of pretty pictures and share ideas on his technique. Well, la dottoressa Fasce needs a little introduction in this very specialized realm of art history. She has a fascinating career. She's a restorer by a conservator by training, also an art historian by training. So when we come to screen this presentation and class, most of you art historians studying to become conservators, we clearly find this so fascinating and interesting. Well, Michela Fasce has studied paintings from the Italian, let's call it the golden age of Genovese art in the 17th and in the 18th century, but she's also a specialist of the Quattrocento and the Cinquecento. He has recently engaged with a number of paintings by Mattia Preti, studied them in their material, history, their technical history, and their diagnostics. Now, when we speak about diagnostics and research of Mattia Preti, there's one thing that I would like to comment. There's been such a tremendous amount of work on Preti over the past two decades. I must say, however, that there still needs to be a centralized database of all this diagnostic information. And this is what la dottoressa Fasce and myself will be discussing tomorrow. But to put our students in the picture with Taverna, the Museo Civico di Taverna, and with Heritage Malta, and I'm seeing here that Kenneth Cassar is present, we are also seeking to share the diagnostic data that we have, hoping that a number of Maltese restorers and conservation firms who have restored paintings by Preti over the past decade also throw into this platform their data, because otherwise we will really be handicapped. So this is why it gives me great pleasure as a department to introduce Dottoressa Fasce, who is so willing to share. And that is the sign of scholarship. Many a times we have conservators who hide rather than share their material. And scholarship is all about sharing. So we thank you, Dottoressa Fasce, who is physically here with us, but delivering this lecture from the hotel room. Tomorrow we'll have ample time to discuss future projects with our students. And then we will be also sharing this lecture in class with our students in the next week when classes start. So that's enough for me for the time being. Thank you for coming to Malta. We also thank our partners in this, the Istituto Italiano di Cultura, obviously Valerio Ballotta here, and I would also like to thank Dr. Mark Sagona, who was also instrumental from our department into organizing this wonderful, wonderful event. So thank you, off we go. Thank you,
Allora, io parlerò in italiano, ecco, spero che riusciate a capirmi. Se non mi capite, mi fermate in qualche modo, ecco, e cerco di essere più chiara. Allora, intanto vorrei ringraziare e dare un buongiorno a tutte le persone che sono collegate in questo momento via streaming e ringraziare in particolar modo il professor Kate Ciberras che appunto ha fatto questa bella e divertente introduzione. Un altro ringraziamento va al dottor Massimo Sarti che è stato trasferito da poco tempo a New York ma ha dato il via, ecco, a tutta questa organizzazione. A tutte le persone dell'Istituto Italiano Cultura della Valletta con cui mi sono confrontata e un grazie davvero anche a Valerio Ballotta che è collegato con noi. E chiederei, ecco, ok, c'era un audio che era partito. Io vi parlerò appunto della tecnica pittorica di Mattia Preti. E Mattia Preti che è stato studiato moltissimo, ecco, negli ultimi anni, soprattutto da un punto di vista scientifico, ma diciamo che la ricerca più sistematica è stata fatta quella a Taverna che poi è pubblicata nel 99. Poi sono stati eseguiti vari esami in occasione di diverse mostre, quella del 2004, quella del 2015, cioè vale a dire quelle a Roma o quella a Viterbo ed infine quella di nuova Roma del 2019 alla Barberini, ma non è mai stato messo tutto insieme il corpus, ecco, delle indagini diagnostiche su Mattia Preti, a cui io sono riuscita ad aggiungere altri 3 dipinti presenti nelle collezioni a Genova, nei musei civici, cioè Palazzo Bianco e Palazzo Rosso e i musei nazionali della Galleria di Palazzo Spinola, e quindi avere un percorso, come dire, cronologico di come sviluppa nell'arco appunto di tutta la sua lunghissima vita appunto il nostro pittore. Ora io vi carico, come ecco, ci sto riuscendo benissimo, ecco qua, le slide perché diventano più esplicative, ecco, perché è difficile raccontare un qualcosa che comunque viene narrato molto dalle immagini. Per raccontare Mattia Preti comunque non si può eludere, scusate, non mi va avanti, lo sapevo che faceva i capricci. Vediamo partire da qua. Se ve la faccio vedere così fa lo stesso, secondo voi? Perché non va avanti? Ok, ora sì. Ok, ve le faccio vedere così, mi spiace, perché non mi va avanti nella schermata intera. Ecco. Dicevamo, se si parla di Mattia Preti non si può eludere di iniziare a parlare anche di Gregorio Preti. Gregorio Preti sappiamo tutti essere il fratello maggiore di Mattia e lo accoglie a Roma durante, quando lui già lavorava a Roma e Mattia si trasferisce dalla Calabria appunto alla bottega del fratello e inizia a dipingere con il fratello. Giusto la ricerca che era stata fatta a Taverna ha messo a confronto proprio le due tecniche pittoriche, quella di Gregorio con Mattia e quella solo di Mattia, proprio perché c'erano spesso dei problemi di individuazione di chi aveva fatto cosa e quindi questa ricerca pionieristica è servita proprio a identificare le mani dei due pittori. Ma vediamo come. Su quest'opera di Gregorio noi vediamo nell'immagine a destra che è raffigurata una cross section, in quella in bianco e nero. Ecco, la cross section che cos'è? È un prelievo, un micro prelievo di pellicola pittorica che viene inglobata in resina, sezionata e poi osservata al microscopio e analizzata chimicamente per individuazione dei materiali che ci consente di avere informazioni appunto su come avviene lo sviluppo della pellicola pittorica. In questa opera ne erano state fatti 6 di prelievi, qua ve ne mostro solo uno, e come si vede le frecce gialle mostrano gli strati preparatori sottostanti la pellicola pittorica, che sono formati da ben 2 livelli, uno più interno e uno sovrammesso. La pellicola pittorica, quella presentata dalle
righe azzurre è di nuovo formata da due strati. E negli strati soprattutto della pellicola della preparazione noi osserviamo che è formato da un carbonato di calcio, dei silicati e del solfato di calcio o ferro. Mattia Preti, quando arriva, abbiamo detto, a bottega dal fratello, inizia a collaborare col fratello ed è uno dei motivi per cui appunto si cerca in alcuni casi di capire qual è, ecco, l'intervento dell'uno e dell'altro. Ebbene, grazie a questa campagna diagnostica è stato individuato che su questa cena di Emmaus di collezione privata, sempre eseguite le analisi durante la campagna a taverna, la preparazione diventava di colore marrone-arancio, come viene evidenziato, ecco, in questa foto sempre bianco e nero, ma è marrone-arancio, su due strati e sopra c'è solo però uno strato di pellicola pittorica. Da qua in poi si capirà che Mattia Preti, a differenza dal fratello, eseguirà le pellicole pittoriche solo con un passaggio di colore. Quindi questo diventerà discriminante per l'individuazione appunto delle opere in cui c'è entrambe la collaborazione tra i pittori, oppure è stata eseguita solo da Gregorio oppure da Mattia. Sempre nel momento in cui lavora con Gregorio, noi vediamo che i supporti sono i classici supporti che vengono utilizzati a Roma nel Seicento. In Italia la chiamiamo la cosiddetta patta romana, questo tipo di tela. È una tela, come si può vedere in questa immagine qua in basso a sinistra, molto rada, che il rapporto dei fili cosiddetti tramordito è molto, sono molto pochi presenti a centimetro quadrato. Si va appunto dai 6x6 agli 8x8 e addirittura in alcuni casi arriviamo ai 5x5. Vedremo successivamente che quando Mattia poi non lavora più con Gregorio, ma soprattutto non lavora più a Roma, questo rapporto di fili diventerà più alto, cioè si intensificherà la presenza dei fili, cioè la trama diventa più fitta, non sarà più così larga, ma molto più stretta e più compatta. L'allegoria dei cinque sensi della Barberini, che appunto è stata presentata in una mostra nel 2019 a Roma, dopo l'intervento di restauro e alcune indagini diagnostiche non invasive, è stato osservato che la preparazione che vedete qua è una preparazione di colore bruno formata da un'ocra, quindi una terra, e dalla biacca. E viene utilizzata per creare le cosiddette zone più in ombra, quindi una pittura a risparmio che poi individueremo in Mattia e nelle altre opere. La biacca è presente nella preparazione. Che cos'è la biacca? Per chi non fosse addentro alla materia, è un pigmento bianco, è il solito pigmento che viene usato, ecco, solitamente anche nelle parti tutte in chiaro, ma inserita nella preparazione non serve, come vedete, per schiarire, perché infatti abbiamo una preparazione tutto sommato molto scura, ma serve, essendo un carbonato basico di piombo, per aumentare il potere di essiccazione, quindi aiutare ad asciugare più velocemente l'olio che viene usato per miscelare appunto la nostra miscela di pigmenti in preparazione. Quindi il medium che viene usato nella preparazione è l'olio, e la biacca serve per aumentare, cioè velocizzare l'essiccazione, perché altrimenti si avrebbero dei tempi lunghissimi. Sempre, scusate, ho la connessione che va e un po' viene, ecco, dove sono qui in hotel, quindi ogni tanto ho qualche problema. Ecco, sempre la Barberini, l'allegoria dei cinque sensi ha mostrato che nella zona a sinistra e a destra, quindi del dipinto in realtà, perché è la sinistra dell'immagine, c'è stata una grande elaborazione da parte dei pittori, invece nella parte a destra è, come dire, ha una costruzione progettuale molto definitiva, ecco, già in fase di progetto. La cosa divertente è che questo è l'autoritratto di Gregorio, che
all'origine era un uomo un po' più anziano, stempiato, con pochi capelli radi, e invece in fase pittorica, come vedete, diventa con una folta chioma marrone scuro, ecco, quindi un peccato di vanità da parte di Gregorio. E le tracce all'infrarosso, non so se ecco, sapete l'infrarosso a cosa serve. L'indagine all'infrarosso è un'indagine che serve a capire se esiste e quindi a individuare il disegno progettuale sottostante alla pellicola pittorica. E in questo caso è stata identificata a tracce, quindi molto labile, ecco, su questo dipinto, con alcune piccole modifiche. Ma Mattia a questo punto si libera, diciamo, della bottega anche di Gregorio, cioè diventa un pittore autonomo, inizia a progettare, a sviluppare un progetto pittorico diverso da quello di Gregorio. Abbiamo visto nell'Allegoria dei Cinque Sensi che abbiamo alcuni cenni di disegno e poche modifiche. Ebbene, in questo dipinto che il Buon Samaritano, appunto, è stato analizzato nel 2004, si individua un tratto molto sottile, soprattutto nelle zone della costruzione delle anatomie, delle orecchie, di disegno preparatorio, ma soprattutto queste, vedete, linee nette, grosse, larghe, fatte a pennello, che costruiscono le parti più in ombra delle vesti e dei manti. E questo sarà un modo di operare che poi rimarrà costante, ecco, lo vedremo nelle opere di Mattia. Altra particolarità di Mattia sono appunto le cosiddette preparazioni, oppure mestiche. Le preparazioni solitamente hanno un colore piuttosto chiaro, sono quasi bianche. Le mestiche sono sempre le stesse preparazioni, ma dal verbo mesticare, vale a dire miscelare, vengono mischiati, appunto miscelati, diversi pigmenti per dare il colore. Quindi spesso si utilizza il termine mestiche per individuare delle preparazioni colorate. Quando a Roma Mattia utilizza una preparazione di questo genere aranciata e, come potete vedere, è sparita la biacca, non c'è più analizzata chimicamente, ma è presente il minio, che è molto simile, nel senso anche lui è un carbonato basico di piombo, solo che ha un colore aranciato, e veniva usata soprattutto nelle miniature, per quello dal verbo miniare. La cosa che è stata individuata, che è molto interessante, è che a luce ultravioletta si possono vedere dei microframmenti di vetro all'interno della preparazione. Ora, questa è citata, questo modo, anche da tutti i manuali, ecco, già del Seicenteschi, ecco, l'introduzione del vetro sia all'interno appunto dei colori per dare più luminosità, ma molto spesso il vetro frantumato che deriva dalla lavorazione appunto delle vetrerie, e quindi la cosiddetta il vetro di scarto, che viene chiamata la fritta, veniva frantumato appunto e aiutava a frantumare maggiormente i pigmenti all'interno da parte dei pittori con il pastello. In questo caso però non è presente nel colore, che sarebbero questo, lo strato di colore, è nella preparazione, e quindi si può ipotizzare che Mattia la utilizzi per il potere, anche in questo caso essiccativo, che ha il vetro nei confronti dell'olio, quindi velocizzare l'essiccazione dell'olio. Scusate, ho sempre un po' la connessione, abbiate pazienza, ma... Ok, ecco, questo è l'unico dipinto ad oggi analizzato di quando Mattia è a Modena, cioè nel periodo modenese, ecco, e presente, sono stati fatti i raggi X, e come potete vedere è un dipinto di riuso.
nel senso che c'era sotto raffigurato questo vescovo con un pastorale, qua vedete, il dipinto poi è stato rigirato sotto sopra e è stato dipinto questo bozzetto di Pietro e Paolo. In questo caso l'armatura della tela è 9x9 fili, quindi inizia appunto a intensificare un pochino il tipo di armatura che, come vi ho detto prima, man mano diventano sempre più fitti i fili che noi troviamo a centimetro quadrato, ed è appunto interessante il riuso, ecco, che fa comunque anche Mattia durante il giorno modenese. Ecco, questo vi presento appunto in anteprima le analisi che ho fatto sull'opera Clorindo Libero Linde, Sofronie d'Arrogo, conservato ai musei di Palazzo Rosso e ora in deposito a Palazzo Bianco di Genova, dove l'immagine in luce visibile già si intravede in questa zona qua, vedete la trasparenza, che c'era un'altra figura, che all'infrarosso poi viene maggiormente evidenziata, che è una figura di un uomo con un perizoma in questa zona. Ma i cambiamenti e le variazioni del pittore non sono solo localizzate in quella zona lì in alto, ma sono state osservate anche nello spostamento delle dita di questa mano, vedete, era qua più basso a quel dito originariamente e man mano invece sale. Vedete anche qua che le linee, quelle spesse nere che abbiamo osservato prima nel dipinto all'inizio, ecco, che vengono ripetute anche in quest'opera. Altro cambiamento è il volto in secondo piano che si individua qua, nella parte destra del dipinto, e quindi era la sinistra della nostra fotografia. Vedete, in origine era stata costruita tutta la faccia, il naso, la bocca, le gote, e poi è stato coperto successivamente dalla manica. Ecco, rindividuiamo anche qua in questa macrofotografia queste linee sottili per la costruzione di alcune parti delle anatomie dei volti, e poi diventano invece pennellate larghe nelle parti appunto delle pieghe di questo cappello e nella costruzione di altre zone più in ombra del volto di questo uomo. La mestica, quindi la preparazione in questo caso, questa è un'immagine al microscopio che è stata fatta sulla preparazione, ha questo colore marrone grigio, e in questo dipinto lui costruisce man mano i volumi dalle parti più in ombra, sfruttando appunto la mestica, poi applica dei mezzi toni grigiastri per poi tirare sui volumi nella parte più in luce con del chiaro. Il supporto è formato da 8x8 fili a centimetro quadrato, in un'unica sembrerebbe pezza di tela, quindi è già una cosa molto particolare riuscire, è un formato enorme questo dipinto, siamo intorno ai 2,5 metri, quindi un'unica pezza di tela vuol dire che era stata un'ottima commissione, perché le tele comunque di queste dimensioni avevano un costo abbastanza notevole all'epoca, perché erano poche le strutture che potevano produrle. Quando Mattia arriva a Malta nel 1661 iniziano alcuni cambiamenti, soprattutto nelle preparazioni. Abbiamo visto prima che lui inseriva appunto all'interno il vetro e il minio per velocizzare appunto l'essiccazione. In queste analisi che sono state pubblicate dall'Ufficio delle Pietre Dure sugli evangelisti conservati a Taverna, sia alla Mostra della Luce, ecco, le opere conservate a Vignacourt qui a Dina, non è stato trovato, almeno dati che sono stati pubblicati, né minio né appunto BH all'interno, ma sono soprattutto carbonato di calcio con ocra rossa e terra. Ma la particolarità è che sono stati individuati
vedete questi tondi che potrebbero sembrare delle bolle d'aria, ecco, che sono rimaste all'interno della preparazione, in realtà è la pietra dell'arcipelago maltese per eccellenza, cioè la globigerina, che è una sedimentaria calcarea con microfossili, appunto di colore dal giallo al grigio. Tutte le costruzioni, ecco, appunto, vengono eseguite, vengono fatte con questa roccia, si pensi alle mura della Valletta. Ebbene, sono questi micromolluschi inglobati che si vedono appunto intorno ai 500 ingrandimenti sotto la luce ultravioletta, e appunto uno di questi molluschi microfossili, ecco, è la globigerina, che dà il nome alla roccia poi. Quindi è interessante proprio questo passaggio dell'utilizzo dei materiali che trova sul territorio e che quindi lui si adatta immediatamente, come dire, ad usarli. Queste sono le opere, ecco, che ho analizzato alla Galleria Nazionale di Palazzo Spinola. La prima che vi presento è San Francesco che incontra San Domenico. Anche in questo caso sono state eseguite le analisi non invasive, quindi analisi soprattutto fisiche. Si ritrova esattamente la stessa costruzione disegnativa che abbiamo individuato finora, vale a dire un disegno sottile nelle parti delle anatomie e invece pennellate più spesse, soprattutto nelle zone più in ombra. Qui, come potete vedere, ci sono sul San Domenico alcuni cambiamenti. In origine il progetto, vedete qua, aveva un ciuffo di capelli, ecco la freccia gialla ve lo indica, che gli usciva dal cappuccio a fianco all'occhio, che poi in fase disegnativa non è stato eseguito, ma è stato aggiunto invece pittoricamente qua un ciuffone che usciva da sopra. Sempre sia su San Domenico che su San Francesco si osservano queste linee appunto molto sottili in alcune zone e queste invece più spesse, vedete qua nella costruzione delle pieghe. Altro cambiamento avvenuto sempre in fase pittorica, era stata costruita tutta la mano di San Domenico, vedete qua il dito che appare e le dita che andavano qua sotto, in realtà poi sono state coperte dal saio di San Francesco. Solo in fase pittorica si iniziano a vedere, intravedere a questo punto, perché la pellicola pittorica sappiamo che invecchiando diventa sempre più trasparente. Per di più Mattia Preti dipinge soprattutto a velature e quindi si inizia ad intuire. Probabilmente quando lo ha dipinto era completamente nascosto e si poteva vedere solo tramite appunto delle indagini diagnostiche vere e proprie. Il supporto in questo caso è formato da tre pezzi di tela e, come vi dicevo, vedete che aumentano i rapporti di fili al centimetro quadrato. La prima e la terza pezza hanno lo stesso rapporto, probabilmente una è stata messa con il senso dell'ordito giusto, cioè in verticale, invece in questo caso è un riuso, è stata messa in orizzontale, invece la seconda pezza è leggermente diversa, quindi era un avanzo che egli aveva. La mestica in questo caso è un rosso mattone ed è data, vedete, a risparmio, la pittura a risparmio in questo caso, che lascia lo spazio tra due campiture di colore diverso. Qui purtroppo non è voluto dal pittore, ecco, questa mestica che si vede in queste zone, ma probabilmente sono gli interventi di pulitura un po' aggressivi che hanno portato via anche le velature brune, ecco, che il pittore aveva eseguito, però è interessante vedere questi spazi che sono lasciati vuoti, ecco, dal colore stesso. La pellicola pittorica come viene costruita in questo dipinto? Bene, abbiamo visto una mestica piuttosto presente, sfruttata per creare
in alcuni casi le zone in ombra, su cui stende poi solo un passaggio di colore chiaro per costruire volumi. Quindi molto semplice, vedete anche qua, è bastata una pennellata per costruire il polpastrello del dito. E questa è tutta preparazione. L'altra opera, sempre della Galleria Nazionale di Palazzo Spinella, che è quasi un pandan, ecco, sono praticamente delle stesse misure, un'opera più, come dire, formata da più figure, ecco, che più ricca da questo punto di vista anche come colori, presenta esattamente la stessa costruzione, però da un punto di vista progettuale, cioè un disegno molto sottile. Eccolo qua, vedete questo orecchio, vedete questo tracciato, e pennellate di nuovo più grossolane, più grossate a pennello largo per le zone in ombra o per costruire le pieghe. Supporto sempre in tre pezze, di nuovo addirittura la seconda pezza è formata da 17 per 17 fili a centimetro quadrato, quindi molto molto compatta. Purtroppo sulla terza pezza non sono riuscita a leggere appunto questo rapporto, ma non si sarebbe diversificato più di tanto, immagino. Sempre preparazione rosso mattone, con la differenza che qua abbiamo dei mezzi toni verde grigio. Quindi rispetto all'altra opera, in questo caso, come vedete, esiste costruzione di punti in luce e punti in ombra, ma è quasi non finito questo dipinto. Stessa cosa si osserva nella mano del Cristo. Non è stata fatta la costruzione dei volumi, cosa che avviene invece in altre parti dell'opera. Quindi si è ipotizzato insieme al direttore appunto della galleria che fosse un non finito. Però in realtà potrebbe essere stato anche una volontà da parte del pittore nelle zone, appunto nei mezzi toni, di non intervenire ulteriormente. Comunque, vedete qua, si osserva sempre lo stesso disegno con le parti un po' più scure delle pieghe che vengono appunto costruite già in fase progettuale. Cambia anche leggermente la costruzione del colore. Abbiamo visto che usa per i mezzi toni questi verdi grigio, verdi aranciati, e in effetti lo troviamo anche per la costruzione delle mani, dove ci sono tre passaggi di colore, 1, 2 e 3, cosa che non si osservava nel dipinto precedente. Queste sono le opere appunto conservate qua a Malta, a Ravatta, al Museo di Mia Curt. Il San Pietro Penitente presenta un raggio X, in questo caso che sono stati eseguiti, ecco, di una costruzione molto ben eseguita, con velature, senza grandi rimaneggiamenti. Si osserva la stessa costruzione disegnativa. Ecco, quello che è stato individuato è che queste pieghe, che appunto questo che abbiamo visto, queste pennellate larghe nere che abbiamo visto finora, in questo caso analizzate, hanno presentato un resinato di rame verde insieme al nero che appunto che noi osserviamo. Il resinato di rame in questo caso serve di nuovo per far essiccare più velocemente il colore nero, e è interessante notare che viene descritto anche da Theodor de Meyer. Theodor de Meyer nel 600 scrive appunto questo manuale di tecniche artistiche, soprattutto fiamminghe olandesi, in cui descrive i materiali che vengono utilizzati, ma anche proprio i diversi pittori che cosa usano, tra cui Rubens e Van Dyck. Ebbene, nel suo manuale si osserva questa tecnica per velocizzare l'essiccazione del nero. L'altro San Pietro, sempre a Vigna Curt, ha invece una costruzione ai raggi X, vedete, molto più confusa, il volto sembra deformato, sembra uno spettro,
E il grafismo però diventa quasi esasperato in questa, in quest'opera, come vedete qua nell'occhio, che è proprio eccessivo quasi, ecco. Ma le parti più interessanti, qua getto poi appunto un sasso, vediamo se poi si potrà al limite parlarne, sono questi ultimi due dipinti, da un punto di vista appunto progettuale e materico. La prima cosa che viene osservata durante le analisi sempre fatte a Taverna è che la messica, quindi la preparazione, si diversifica sull'opera di colore. Una è rosa arancio e l'altra è rosa arancio. Questo modo di diversificare la preparazione è funzionale a tonalizzare la pellicola pittorica soprammessa. Perché? Perché è una pellicola pittorica molto velata che quindi è condizionata da ciò che sta sotto e quindi viene tonalizzata. Si può ipotizzare pertanto che il pittore abbia intenzione di creare delle zone che, come dire, un po' più scure e zone più, parti del dipinto più luminose. Quindi già un progetto che inizia dalla preparazione a sviluppare. L'altra cosa interessante, che purtroppo non sono state pubblicate le immagini e forse questo occorrerebbe, come dire, cercare di renderle pubbliche, è che viene descritto che all'infrarosso presenta un disegno accurato e molto rifinito, ma soprattutto le ombre eseguite a tratteggio. Ora mi soffermo un attimo su questo particolare. Le ombre eseguite a tratteggio in un disegno preparatorio in quest'epoca sono un caso più unico che raro quasi, perché la costruzione del disegno sottostante con una rifinitura di questo livello si trova intanto nei fiamminghi del 4 e del 500, negli italiani fino a circa la metà del 500, anche forse un goccino prima, dopodiché si ha solo un disegno di puro contorno. Quindi, se il nostro pittore riprende, diciamo, una tecnica antica di progettazione del disegno sottostante, quindi ormai uscita, ecco, nell'uso, forse sarebbe interessante andare a capire qual è stata l'influenza che ha avuto perché lui recuperasse un modo di sviluppare il disegno progettuale dal mondo sia fiammingo che dal mondo italiano dei primitivi italiani. Stessa cosa avviene nella Dolorata. Non abbiamo in questo caso un disegno tratteggiato, o almeno non è stato individuato, ma solo un disegno preparatorio eseguito a Corponcino. È l'unica opera, almeno che io sappia, dipinta su tavola, ma presenta una preparazione bluastra formata da carbonato di calcio e nero. Ed infatti ottiene quasi un monocromo grigio. Cioè, è quasi un monocromo questo sedimento, molto freddo come aspetto finale. Chi utilizzava questo modo di fare la preparazione viene descritto sempre dal De Meyer ed è Rubens e Van Dyck in alcune situazioni. Ora, ad oggi, su Rubens e Van Dyck, analisi che abbiano evidenziato una preparazione bluastra, io non me le ricordo, però ricordo che per esempio i cieli di Rubens e di Van Dyck sono spesso formati da carbonato di calcio e nero, cioè bianco e nero, sono in realtà un grigio. E comunque se il De Meyer lo descrive nel suo manuale è evidente che aveva avuto notizie che questa avveniva. Quindi abbiamo visto che man mano che va avanti con gli anni il nostro pittore si avvicina, diciamo, sempre di più a un mondo fiammingo che gli consente anche di sviluppare un diverso modo di procedere nello sviluppo dell'opera.
Ecco, io a questo punto avrei finito e tanto vi ringrazio per l'attenzione. Ovviamente se avete delle domande da pormi, sono qua volentieri, ecco. Can you hear me? Yes. Okay. So nice. Grazie, dottoressa. Thank you so very much for your wonderful exposition. If I may, la segreteria dell'istituto, can I intervene? Yes, of course. Yes, okay. So if I may, and especially for our students and also for the art lovers who I'm seeing here, this is exactly the kind of delivery that we speak about when we say, let's speak about technical art history and let's see how technical art history works with connoisseurship. Let's see how the science of diagnostics help us also understand what the documents are telling us and what the archives are telling us. Now we've seen through Dr. Safasha's lecture that there are difficulties with the work of an artist who has worked for 70 years, no? Lavorato per 70 anni. Allora, one expects to find so many differences, so many problems, so many changes of scenarios. We have these issues also with artists who lived little and worked little, like we have the issues with the 10 years of Caravaggio, let alone with the 70 years of Mattia Preti. But you should have understood that Dr. Safasha zoomed into a number of things, a number of characteristics of Preti's art that are essential to understand. We have discussed, or she has discussed, the preparation and how Preti uses the preparation as a middle ground. Very often we will see this in Preti's works. It is not always, because you know, and we have seen in Malta a number of works that are very solidly painted, works in which no middle ground is visible because Preti closes in. But we have also seen works in which he was so free in his representation. Remember, this is what Bellori would say about Caravaggio regarding the beheading: si applicò con tutta la sua fierezza e lasciò l'imprimatura visibile. Lasciò l'imprimatura visibile. Exactly what Dottoressa Fascia was telling us. She mentions one thing which is very, very interesting, and that I hope that you highlighted, the mezzotoni verdi grigi. And this becomes so typical of Preti, that sometimes you get figures who look almost a grayish green in their tonality, in the flesh tones. And you know that he plays with flesh tones within the same picture. You mentioned Risparmio, the how he works Risparmio. Again, please, students, do take note of these characteristics, because these are the characteristics that we will discuss in our on-site lectures. And then another point, which is so critical, so very important, which Teresa has mentioned, is the color changes in the preparation. So you mentioned the rosso arancio. Yes, there are pictures in which the ground is almost orange. Go to Zurri, the martyrdom of Saint Stephen at Zurri, where the ground of that picture is almost a bright orange, similar to the brightness of the ground that Preti would then use in the ceiling of Saint John's Co-Cathedral. But what is fascinating, and what Dottoressa Michela has highlighted, is that even within the same picture, he sometimes changes the color of the preparation.
So you move from one color to another, and that is typical of the pittura a risparmio that the great painters of the Seicento have had really, really mastered. And the fascinating thing, when we had organized the Preti exhibition with these 80 large paintings, extraordinary paintings by Preti at the Regia La Venaria, we could see how within the same period, Naples, for example, he had paintings with a very dark ground, almost nero bruno, bruno scuro. Terra d'ombra, ma scuro, ma proprio, proprio scuro, whilst he had pictures from the same period with a very light, very, very light, rosso arancio, or you have mentioned the rosa arancio, which is true, which there are pictures with this. So look, these sarebbe are... Sarebbe utile avere le immagini a colori delle stratigrafie di Taverna, cosa che non sono mai state pubblicate. Exactly. This, Michaela, is what we are working on. Fortunately, I have now been placed on the scientific committee of the Museo di Taverna, together with Professor Giuseppe Porzio and Professor Giovanna Capitelli, obviously with the curator Giuseppe Valentino. And it was through his initiative that now we are trying to consolidate between Taverna, Rome, Naples, and Malta to try, and Genova, hopefully, to try to get together all that is. Now, this is extremely ambitious because I have tried to get a catalog of his works, and there are over 500 or 600 works. So we're not speaking about 20 works, but hundreds of works. And then there are thousands of works that one can ascribe to his workshop, in which he was clearly visible. So the task is a large one. And we have also discussed this at length with Heritage Malta, that we create this wonderful platform for Preti studies. My question is a simple one. Sorry for doing this resume, but it's also good for if there were some students or when we come to present this video in class, some students who do not really understand Italian well enough, they would be able to follow. But one question is, how does Preti fit? If you can please mute. How does Preti fit within the general story of Seicento art? You mentioned Rubens, but let's mention Luca Giordano, Guido Reni, Guercino, and the general Genovese. Very much similar, no, I would say. Perché io no, se... Allora, come perché mi parlavano sotto per gli studenti, come più che altro, se si fa il paragone e la comparative analysis con gli altri artisti che sono stati molto del 600 Guido Reni, Luca Giordano, forse Ribera o anche Genovesi. Come vedi Mattia Preti su questo scenario del 600? Beh, lui è totalmente un pittore del 600 da questo punto di vista, matericamente. La differenza forse è proprio il disegno, che difficilmente si incontra. Si incontra in Rubens, si incontra in Van Dyck. Io ho analizzato anche molti Van Dyck e a Genova. A Genova, esatto, e presenterò una ricerca a Bruges a marzo. Però il disegno a carboncino, quindi individuabile con la tecnica dell'infrarosso, non è così comune, per esempio. Perché la preparazione rossa, bruna, aranciata, diciamo che rientra nella produzione seicentesca, inizia Tiziano nel 1524 più o meno e man mano poi si sviluppa in tutta Italia. Mentre
questo modo di costruire la figura sulla tela con il carboncino è quasi un unicum di nuovo. Cioè non si riscontra, cioè è difficile individuarla. Mm-hmm. Grazie. Allora, we had promised che avremmo finito fra un'ora, ci siamo quasi. Sì. Ma abbiamo tempo per uno o due o tre commenti e poi ovviamente per gli studenti noi avremo l'occasione di discutere questa presentazione in classe. Non so, forse... Le chiedo solo una cosa, se può farmela in italiano perché rischio di farmi qualcosa in inglese e di rispondere male. Ecco, cioè che... Sicuramente. Allora, grazie. Chi vuole fare una domanda può fare questo. O un commento, forse il dottor Savona. O uno degli You're hearing me? Yes. Allora, mi senti? Sì. Ok, Mark, yes. Go ahead. Ciao. Allora, è molto 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 interessante su quella domanda che ha fatto il professor Ciberras. Ci sono stati dei paragoni diretti con gli altri maestri del Seicento? Beh, sì, nel senso che allora non è mai stato fatto uno studio sistematico di confronto tra altri maestri del Seicento, però i maestri del Seicento, soprattutto italiano, sono stati molto studiati, analizzati, e mentre la stratigrafia, appunto, io poi nel mio libro, per esempio, presento più di 100 dipinti analizzati e hanno il 90% la stratigrafia come quella di Mattia Preti, ecco, cioè sì, non sì. È molto differente, a parte la gobbigerina che è stata individuata. Il disegno preparatorio, io solitamente ho una metodologia di analisi, nel senso che faccio gli infrarossi, le macrofotografie, le microfotografie e i prelievi. E quindi cioè, sono molto sistematica proprio per avere dei dati comparativi. E non ho mai trovato su un pittore genovese, fino ad oggi, poi domani verrò smentita, ecco, però fino ad oggi un disegno preparatorio, per esempio. Eseguito a carboncino. Spesso nel Seicento magari le eseguivano con una terra d'ombra, un pennello, quindi un colore che non è identificabile magari agli infrarossi, e quindi magari c'è, ma non abbiamo il metodo per individuarlo. Però io ad oggi su un pittore genovese, cioè autoctono, proprio genovese, non ho ancora trovato un disegno preparatorio, cosa che invece trovo appunto in Rubens e Van Dyck, anche quando Van Dyck lavora a Genova. Sì, ok, grazie. Prego. We're almost there, we have time for one other comment, if there's any one of you. These online situations make it rather difficult for comments. We've seen that online gli studenti non parlano più in classe che avremo occasione ovviamente di parlare di questo. Tolgo prendo l'occasione anche di to underline, no, per enfatizzare a studenti e amici che vedo tanti qua, l'importanza di questo matrimonio bellissimo fra technical art history e connoisseurship. E anche l'importanza, come ci hai fatto vedere, di andare vicino al quadro, no? per andare vicino qua, il quadro si guarda, sì, da lontano, ma specialmente si studia, si analizza da vicino, e per quelli che vogliono diventare grandi connoisseurs, come ci dicono, come ci insegnano
grandi connoisseurs del Novecento, l'occhio è la scuola. È importante sicuramente che, ovviamente, adesso ci sono tanti diagnostici, tanti strumenti che ci possono aiutare per vedere sotto la superficie quello che all'occhio non appare, no, Michela? Ma sempre resta l'importanza di finalmente usare l'occhio. Vi invito a fare la conclusione, così saremo esattamente nell'ora che poi usiamo anche in classe. Ringraziamo, prima che vi do la parola, ringraziamo ovviamente l'Istituto Italiano di Cultura, ringraziamo ringraziamo il dottor Max Agona, ma specialmente vi ringraziamo lei, dottoressa. Vi invitiamo a concludere questa bellissima occasione che apre l'anno accademico nostro e riapre lunedì, veramente. Infatti, sì. Siete l'inizio. Il professor Simone è felice, vedi com'è felice. Ma sì, sicuramente, perché lo scorso anno di nuovo abbiamo avuto il Covid, allora speriamo che abbiamo una dose di normalità adesso. Allora, la parola a lei, dottoressa. Io no, niente, ma io a questo punto ho poco da dire, oltre che ringraziarvi per la pazienza e per appunto questo scambio interessante, perché poi io studio appunto da un punto di vista soprattutto diagnostico, di costruzione di materiali, ma poi è sempre bello avere a che fare con dei connoisseur che invece hanno un punto di vista leggermente diverso dal mio, ma che vanno poi finalizzati insieme a studiare le opere per imparare sempre di più dalle opere, perché sono le opere che in realtà ci insegnano qualcosa. Quindi ringrazio appunto anche Marco Sagone, sempre l'Istituto Italiano di Cultura della Valletta, la signora dottoressa Jennifer Zarb che mi ha supportato con le mail, Valerio e ovviamente Sciverra. Grazie mille. Buon inizio di anno accademico a tutti. Ecco, allora vi ringrazio. Grazie. Stati, bravi, esattamente fra un'ora così. It was wonderful and perfect. Istituto. Io ringrazio tantissimo l'intervento stasera della dottoressa Michela Fasce, anche a lei, professor Sciberras. Vedo che siamo parecchia gente online, fra gli studenti e altre persone che hanno voluto partecipare. Da domani, come vi avevo detto prima, lo troverete anche su YouTube. Quindi chi ha il piacere di rivedere tutto l'evento lo può fare tranquillamente. Grazie mille. Grazie a voi. Buona serata. Benissimo. Ciao. Buona serata. Ciao. Buona serata.